Benvenuti al tutorial di Colo Push the Limit. Io sono Amon e oggi vi insegnerò come montare una slackline. Innanzitutto trovate due ancoraggi su cui fissare la vostra slackline. Solitamente vengono usati due alberi. Guardatevi intorno e assicuratevi che non ci siano oggetti pericolosi oppure ostacoli che potrebbero danneggiare la vostra slackline o darvi fastidio durante l'uso. Una volta trovati i due alberi, accertatevi che la loro circonferenza sia compresa tra i 30 e gli 80 cm di diametro. Il primo punto da seguire è mettere una protezione sull'albero per non rovinare né la pianta né la slackline. Posizionatelo scegliendo un'altezza che sia adeguata alla vostra abilità. Solitamente vengono usati dei paraalberi creati appositamente. Le prime volte è consigliabile tenere la slackline all'altezza del vostro ginocchio. A questo scopo potete utilizzare qualsiasi tessuto che crei spessore e sia morbido. Successivamente passate la slackline attorno all'albero, facendola uscire dall'asola, così da creare un cappio, stando attenti che rimanga sulla protezione e non tocchi nessun punto che potrebbe rovinarla. Piegate il nastro in due partendo da circa un quarto della circonferenza venendo verso di voi. Assicuratevi che il lato della slackline che esce dall'asola sia piegato in due formando una V, così che rimanga parallela al terreno una volta tesa. Prendete il cricchetto e avvolgete il nastro come avete fatto prima, controllando che esca rivolto con la maniglia verso il basso e accertandovi sempre che non ci siano pieghe e poggi sulla protezione. Anche qui piegate in due la slackline e assicuratevi che esca una V, altrimenti dopo la tensione potrebbe pendere da un lato. Il cricchetto è un attrezzo in metallo utilizzato per tendere e bloccare la slackline. È composto da una maniglia, che in questo caso ha una presa ergonomica, una leva di sicurezza che ne permette il blocco e un cilindro con all'estremità dei dentini e con un'apertura dove andremo a infilare la fettuccia. Sbloccando la leva possiamo portare la maniglia fino ad agganciarla ai dentini, così da far ruotare il cilindro e tendere la slackline. Portate la slackline al cricchetto assicurandovi che rimanga sempre dritta e non giri su se stessa. Inserite la slackline nella fessura del cilindro, facendo attenzione che esca sotto. Mentre fate passare il nastro, fate molta attenzione che rimanga centrale sul cilindro e non sfreghi sui bordi del cricchetto o sui dentini, perché potrebbe rovinarlo e incastrarsi. Quando avete fatto passare tutto il nastro, mettetelo in tensione il più possibile, tirando verso di voi fino a raggiungere la massima tensione. A quel punto, tenendo la corda in tensione, sganciate il fermo del cricchetto e iniziate a tirare la maniglia verso di voi ripetutamente fin quando non ritenete abbastanza adeguata la tensione. Vi consiglio di portare il cricchetto in alto per aiutarvi col peso del vostro corpo. Fate attenzione che la slackline arrotolata sul cilindro non arrivi mai al livello dei dentini, perché potrebbe compromettere la qualità delle fibre che la compongono. Inserite il blocco portando la maniglia in posizione iniziale e provate la tensione. A seconda del tipo di utilizzo va montata con diverse tensioni. Ora potete usare la vostra slackline in tutta sicurezza e tranquillità. È sempre consigliabile montarla su un terreno morbido per attutire eventuali cadute. Per smontare la vostra slackline, togliete la sicura del cricchetto e portate la maniglia oltre i dentini. Continuando a tenere la leva di sicurezza, premete con forza verso il basso finché il cricchetto non sgancerà la corda. Fate attenzione allo scatto in quanto potrebbe farvi rimbalzare addosso la corda. Maggiore sarà la tensione che avete creato, maggiore sarà la forza che dovete imprimere per sganciarla e maggiore sarà l'impatto. Ricordate di sfilare la slackline centrale rispetto al cilindro per non andare a toccare le parti metalliche e rovinarsi. Controllate sempre che la slackline sia in ottime condizioni e le fibre non siano troppo sfilacciate o rovinate, rischiando di compromettere la sicurezza della stessa. A mio parere è sempre meglio perdere un attimo in più di tempo per mettervi a bene la slackline affinché la volta dopo risulti più semplice il montaggio. Per garantirne un uso prolungato nel tempo, riponetela in una sacca per proteggerla dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti che potrebbero danneggiarla. Vi ringraziamo per aver guardato il nostro tutorial sul montaggio della slackline. Vi aspettiamo al prossimo video che spiegherà come fare i primi passi. Qui Amon di Colo Push the Limit. Ci vediamo alla prossima.